È un salone straordinario. Mi avventuro a dire queste parole. Rolando Picchioni, presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, ha presentato così la 27esima edizione del Salone del Libro di Torino al Via l'8 maggio 2014. Un'edizione declinata in chiave spirituale con la Santa Sede paese ospite e un focus sull'eterna lotta tra il bene e il male in chiave digitale. Il direttore del Salone del Libro, Ernesto Ferrero. Visto che attraversiamo quella che è anzitutto una forte, una gravissima crisi morale, occorre ristabilire dei paletti, occorre tornare a chiedersi dove corrono i confini del bene e del male. Oltre 1000 gli incontri previsti in 4 giorni con la politica che farà capolino tra scrittori ed editori, dal premier Renzi che presenterà il suo libro intervista a Dario Franceschini, ministro dei beni culturali che inaugurerà il salone. Per la prima volta inoltre saranno presenti diversi editori indipendenti a cui è dedicato lo spazio progetto Officina curato da Giuseppe Culicchia. L'intento è proprio quello di valorizzare il lavoro di qualità degli editori indipendenti che pubblicano autori che non sono ancora magari conosciuti dal grande pubblico e che in molti casi meriterebbero di esserlo. Resta da capire se gli indipendenti riusciranno a rubare la scena ai big dello scaffale in libreria.